Chiedo scusa in anticipo perché il tenore della mia proposta non sarà proprio della serie che abbiamo ascoltato finora e già dall'inizio dico che l'itinerario che propongo ha come obiettivo centrale di riflettere sull'evento del morire inteso come atto supremo del vivente. Pertanto, dopo un primo momento di natura antropologica, presenterò la teologia della morte di Gesù e, a partire da dati emersi nel frattempo, cercherò di rendere espliciti alcuni elementi significativi per le scelte etiche. Primo punto, allora, ascoltando l'eco dell'esperienza tra antropologia e metafisica. Come sappiamo, particolare fortuna lungo la storia ha avuto il celebre detto di Epicuro, la morte, che è il male che più ci spaventa, non è niente per noi. Infatti, quando ci siamo noi la morte non c'è, quando c'è la morte noi non ci siamo più. La morte quindi è nulla per i vivi come per i morti, perché per i vivi essa non c'è ancora, mentre per quanto riguarda i morti sono essi stessi a non esserci. C'è un'altra immagine che mi piace comunicarvi, che è quella di Lucrezio, forse meno nota ma ancora più plastica. Scrive così nel De Rerum Naturae: nella vera morte non ci sarà un altro se stesso che possa da vivo piangere la perdita di sé e, stando in piedi, lamentarsi di giacere a terra e di essere sbranato o bruciato. Insomma, la morte è un ospite che non reca fastidio perché non fa in tempo ad arrivare, che già è andata via. In realtà il sofisma dell'inesistenza della morte si scioglie esattamente nel suo contrario, dal momento che è proprio quando noi ci siamo che c'è la morte. Perché quando non ci siamo, non ci siamo più o non ci siamo ancora, neanche la morte c'è. Il fatto è che solo l'uomo, che solo l'essere cadavere è senza io. Il morire, al contrario, è sempre con l'io. Ecco perché è il verbo che dà vita al sostantivo ed ecco perché, come scrive il nostro Cesare Pavese, verrà la morte e avrà i tuoi occhi. Jean Gerevich, filosofo francese, parla di una morte intravitata, che cioè si nasconde e cresce nutrendosi della vita, al punto tale che essa si manifesta dentro quella che è, lui chiama, questa carcassa che è il nostro corpo travestito da epidermide. Per Xavier Tiède, un compianto filosofo gesuita francese, Dio e la morte giocano a nascondino perché si vedono sempre di spalle, sino a quando finalmente si incontrano in un abbraccio che egli definisce incestuoso a causa della loro consanguineità. Dunque, il morire è un atto del vivente, anzi, è l'atto con il quale l'uomo compie e realizza pienamente la sua vita, non solo in termini cronologici, ma anche sotto il profilo della realizzazione personale, come insegna Heidegger. Secondo momento, l'eco del grido di Gesù. Come dicono i Vangeli, Gesù emesso un alto grido, spirò. La teologia cristiana sottolinea come la morte di Gesù non sia stato un incidente di percorso e, sebbene sia avvenuta in seguito al suo rapporto critico con le istituzioni religiose e politiche del suo tempo, non trovi nemmeno qui la sua ragione profonda. La password che apre la comprensione dell'evento della croce è invece l'amore, inteso come relazione obbediente alla volontà del Padre e come relazione solidale di vicinanza, di condivisione con gli uomini peccatori. A differenza del contesto religioso dei suoi contemporanei,
che esigeva il rifiuto dei peccatori come condizione di adesione a Dio, Gesù mostra che, al contrario, è proprio l'adesione a Dio che esige la vicinanza con i fratelli peccatori. La morte di Gesù, dunque, è frutto di una decisione personale presa in riferimento alla volontà del Padre e alla condizione dell'umanità peccatrice. Tale decisione è il filo rosso che ha attraversato e motivato eventi e momenti della vita terrena di Gesù, una vita versata per gli altri, in obbedienza alla volontà del Padre. Se la morte è l'eredità che di fatto e comunque ogni uomo è chiamato a fare propria, la decisione di spendersi per il bene di chi ha bisogno diventa una possibile ermeneutica della propria morte. Questa infatti appare il risultato logico di una vita donata. Nel Vangelo di Giovanni il dinamismo della morte, intesa come totale dono di sé, si può scorgere nella frase iniziale con la quale l'Evangelista introduce l'episodio della lavanda dei piedi. Gesù, avendo amato i suoi, li amò sino alla fine. Ed è lo stesso Evangelista che rivela il significato di quel fino alla fine, ponendo sulla bocca di Gesù morente in croce come ultime parole proprio quelle che noi conosciamo: ecco, ora davvero tutto è stato fatto. L'amore fino alla fine va inteso in senso cronologico, cioè fino all'ultimo respiro, ma anche in senso intensivo, cioè come un amore del quale non si può pensare uno più grande. Non solo, ma il verbo greco usato all'indicativo perfetto indica che nell'evento della morte Gesù ha compiuto l'atto di obbedienza che aveva promesso al Padre venendo nel mondo come uomo, quando diceva: ecco, io vengo Padre per fare la tua volontà. Solo ora, nell'atto del morire, Gesù può dire: ho fatto ciò che mi hai chiesto e che ti avevo promesso. Ma la morte di Gesù evidenzia anche il legame con la finitezza e il limite propri dell'uomo. Questa dimensione emerge maggiormente se, come suggerisce San Paolo, viene posta a confronto con lo sforzo prometeico di Adamo di rapinare e usurpare l'immortalità. Nella lettera ai Filippesi l'Apostolo mette a confronto l'atteggiamento di Adamo e quello di Cristo. Il primo, pur essendo un uomo mortale, vuole vincere il limite della morte, rivendicando l'immortalità e riscattando la sua autonomia dalla dipendenza di Dio. Gesù, al contrario, pur essendo Dio, ha vissuto la morte fino in fondo, accettandone il limite proprio di ogni uomo, in obbedienza a Dio. Da una parte il sogno di sempre di vincere la morte attraverso l'immortalità, cioè bypassando l'esperienza del morire. Dall'altra parte invece la discesa nell'abisso metafisico della morte per vincerla dal di dentro, mediante la risurrezione. Il senso della morte di Gesù non consiste nella realizzazione dell'immortalità, perché la morte continua ad essere eredità di ogni uomo. La sua vicenda manifesta piuttosto che soltanto attraverso l'accettazione del limite estremo della morte è possibile il suo superamento. Ora, in una parte un pochino più articolata, cercherò di mostrare il prolungamento interpretativo che tutto questo può comportare per lei. Il primo punto, vorrei chiamarlo così, oltre l'idolatria della vita e oltre l'idolatria della morte. La prima luce che si può raccogliere dalla concezione antropologica e dalla narrazione teologica è il legame inestricabile tra il vivere e il morire. Pertanto non si deve mai dimenticare
spiegare che chi vive sta in realtà morendo, così come chi muore sta vivendo. Il vivere infatti non è immortale e il morire non è mai senza vita. Il recupero dell'esperienza del morire dentro il dominio della vita determina il superamento di una sorta di idolatria della vita, come se questa esperienza di vita non dovesse mai aver fine. Una tale ideologia assume diversi volti, dall'antico sogno dell'immortalità all'avveniristico progetto del post-human, passando attraverso un vitalismo che spesso si incarna nelle diverse forme di ostinazione terapeutica. Ma il legame tra la morte del vivente e la vita del morente conduce anche alla necessità di assumere l'esperienza del morire come un evento che interpella la coscienza del morente e lo chiama a deciderne il senso. Da qui la necessità di interrogarsi sulla legittimità di alcune impostazioni etiche che sostituiscono l'oggetto della decisione sul fine vita con un contenuto di natura diversa. Si pensi, per esempio, a quando si decide di porre fine alla vita per evitare la sofferenza. In questo caso, in realtà, si tratta di due decisioni che vanno prese in modo distinto, sebbene abbiano un innegabile legame l'una con l'altra. Infatti, l'oggetto della decisione circa la sofferenza non è di per sé lo stesso che riguarda l'evento del morire. Confonderli si rischia di strappare alla morte la sua profondità e il suo carattere di definitività. Lungi dalla tentazione di sacralizzare una sofferenza inutile, quasi un'idolatria della croce, il dolore va combattuto e la medicina palliativa ha fatto e sta facendo passi notevoli nella capacità di rispondere alle diverse tipologie di dolore. Non di meno il morire non può essere svilito e declassato ad una specie di decisione di sponda: per non soffrire procuro la morte. Non si può sottrarre il morire al vivere, perché non esiste una vita senza morte. Non si può sottrarre il vivere al morire, perché non esiste una morte senza vita. Occorre così andare oltre l'idolatria della vita e l'idolatria della morte. Seconda conseguenza, la decisione, evento sempre personale ma mai solitario. Ripensare l'evento del morire dentro il dominio della vita comporta anche la necessità di sottrarlo al regno dei fatti che accadono senza l'impronta della libera e consapevole responsabilità della persona. Il morire come atto supremo del vivente diventa pertanto oggetto di decisione di coscienza da parte del morente. Egli è l'unico ermeneuta della sua morte. Ciò vuol dire che il malato terminale, nella misura in cui ne è capace e competente, è il titolare del discernimento circa le eventuali terapie da adottare, continuare o sospendere. Nel caso questo non accadesse, saremmo di fronte ad una morte espropriata del soggetto, che sarebbe privato di un diritto fondamentale. La titolarità del malato terminale circa la decisione della sua morte non deve però far dimenticare la dimensione relazionale della persona e del dinamismo della decisione di coscienza. È stato accennato e sottolineata questa categoria della solidarietà. Questa dimensione relazionale dovrà tener conto delle relazioni nelle quali la persona è costituita e deve assumere come moralmente significative
per evitare che la sua coscienza vada incontro ad una scelta arbitraria e falsa. Da qui la consapevolezza che solo il paziente è il titolare della decisione sulla propria morte, ma mai da solo. Terzo e ultimo punto come conseguenza che vorrei evidenziare, il limite invalicabile, l'accettazione e la speranza che è scritta dentro la morte. Alla luce dell'esperienza di Gesù, questo limite non può essere bypassato, rimosso, ma va accettato e vissuto. Da qui l'invito alla ricerca e in particolare alla medicina ad impegnarsi non tanto sulla linea dell'immortalità, quanto piuttosto su quella della progressiva umanizzazione del fine vita. In questo senso è giusto affinare sempre meglio la cura contro il dolore, è giusta la ricerca per trovare risposte efficaci alle diverse forme di malattia, ma non è logico e sarebbe pericoloso, io credo, pensare che tutto questo possa alimentare un sogno di immortalità, quasi che ricacciando sempre più indietro la morte dall'esperienza della vita si intraveda la chimera dell'immortalità. A questo proposito rimane sensato il monito di Foucault quando ricorda che se l'uomo muore non è per il fatto che si è ammalato, ma al contrario si ammala proprio perché fondamentalmente è mortale. Non è dunque l'immortalità la strada che conduce alla vittoria sulla morte, ma la decisione di vivere tale evento come il compimento di una vita donata. Lo ricorda da un altro punto di vista Levinas quando scrive, cito, l'eterna imminenza della morte fa parte della sua essenza. Nel presente, dove si afferma la sovranità del soggetto, c'è speranza. La speranza non si aggiunge alla morte come una specie di salto mortale, con una specie di incoerenza. Essa si trova nel margine stesso che, nel momento della morte è dato al soggetto che sta per morire. Spiro, spero, il nulla è impossibile. Così vorrei concludere riassumendo il tutto con una sorta di sillogismo. Si può dire che il logos scritto dentro una vita donata è quello della morte, ma il logos scritto dentro questo modo di morire è quello della vita. Per questo il logos della risurrezione è già scritto dentro il morire per gli altri. Grazie.